Siamo qui con Simone Grossetti del COC. Insomma, è arrivata una vittoria 5-4. Sembrava in controllo fino a 5 minuti dalla fine. Poi però alla fine comunque è arrivata la vittoria nonostante questo brivido finale. Ti chiedo, cos'è che ha funzionato e cos'è che invece non ha funzionato in questa partita per il COC? Ah, noi siamo fatti così, noi abbiamo... Non è la costanza il nostro punto di forza, però diciamo che oggi abbiamo avuto delle difficoltà all'inizio a trovare i ritmi su un campo in cui non avevamo le misure, poi siamo stati bravi a rimetterle in piedi, a portarla a casa, sembrava con semplicità, e poi abbiamo mollato, ho preso due gol gli ultimi minuti e poi si soffre, come spesso accade per noi. È comunque un campionato di vertice, ti chiedo, avete già incontrato Idro Star Young e Diavoli Rossi con due risultati diversi? Qual è la squadra che per la corsa finale, per questo campionato, anche se comunque sarà ancora lunghissima, ti spaventa di più, ti preoccupa di più? Ma io penso che loro due ci saranno fino alla fine sicuramente. Noi abbiamo tutto per rimanerci, però dobbiamo risolvere i nostri problemi nella costanza sul lungo periodo. Fino adesso sta andando bene, speriamo di esserci anche noi con loro, però secondo me loro due ci saranno. I Diavoli li abbiamo incontrati in casa nostra, abbiamo vinto bene. Mentre l'Idrostar in trasferta è stata una partita difficile, abbiamo perso, però dai, il campionato sta andando bene, speriamo di continuare così. Quindi è la continuità, la parte dove quello bisogna che dobbiamo migliorare. Migliorare quest'anno è la continuità, ce la stiamo facendo, dobbiamo continuare anche adesso, abbiamo filotto di partite e poi vincere aiuta a vincere, quindi speriamo di continuare. Perfetto, ti ringrazio, sei gentilissimo. Grazie. E complimenti. Grazie.